Salve a tutti, io sono Iron Gamer e l'attesa è finita e bentornati su Life is Strange 2. Allora, oggi ci iniziamo il quarto episodio e ammetto sono curioso di scoprire cosa sia successo ai fratelli Diaz dopo che Daniel ha perso il controllo dei suoi superpoteri alla fine dello scorso episodio, causando una devastante onda d'urto che ha praticamente distrutto il cottage in cui si trovavano, ferendo peraltro gravemente Sean a un occhio. Buona visione! Aspetta un attimo, questo non è il fiume che c'era anche nei primissimi episodi? Vi ricordate che si erano effettivamente accampati nel boschetto vicino al fiume? Ah sì, mi sa che è proprio un flashback, come potete vedere hanno effettivamente i capelli corti. Che piacere rivedervi ragazzi, vi siete paccati tantissimo! Hey Sean. Dica! I'm sorry. È un po' tardino ciccio nei fatti di boiate, eh? It was a bad idea. Daniel. No way. It's all good. Aspetta, ma a cosa si sta riferendo? Perché all'inizio non aveva fatto nulla di grave, effettivamente. Aspetta, come fa a sapere di Finn? It's okay, dude. You're my brother. And that's all that counts. Questo è tutto un sogno nella mente di Sean, mi sa. I'm alone, Sean. I don't know what to do. No, Daniel, no! Porcricoli per porca. So close to that edge. Please, come and get me. Yes, I swear. E si butta di sotto. Maledetto subconscio. Oddio, mi hanno tagliato i capelli. Siamo all'interno di un ospedale. Quindi effettivamente dopo quello che è successo, visto che Sean era rimasto gravemente ferito all'occhio, devono averci trasportato d'urgenza e operato. Un ospedale nella California del Nord, 2 mesi dopo l'esplosione a casa di Merrill. Oh mio Dio, sono già passati 2 mesi! Quindi probabilmente i fratelli sono stati separati dalla polizia? Ah, è stato anche in coma, poverino! Ah, cibo d'ospedale! This must be my punishment. No grazie, no grazie, il cibo d'ospedale mi fa troppo schifo. 26 marzo 2017, sono stato in coma per settimane, sono cieco e fottuto, in più sono sotto custodia della polizia, presto finirò in gattabuia, gli ospedali mi mandano fuori di testa, non ne posso più, dov'è Daniel? Ho paura, porco cane, gli hanno praticamente rimosso l'occhio perché era stato trapassato di brutto da una scheggia di vetro da quello che sembrava. No vabbè poverino, ora che non ha un occhio come potete vedere il lato sinistro è parzialmente oscurato. La coda mi terrorizza, avete mai provato a chiudere un occhio e a cercare di muovervi nella realtà per alcuni minuti? Devo dire davvero terrificante. Allora proviamo a vedere se si riesce a disegnare qualcosa, perché in teoria con un occhio solo la tua percezione della profondità dovrebbe risultare un attimino distorta. Voltio dire, lui era anche una persona molto sportiva, ora ti voglio vedere a giocare con un occhio solo, sarà molto difficile. Disegna le sbarre di una prigione o disegna una scalinata? È abbastanza ovvio che siamo sotto custodia della polizia e che probabilmente il processo sarà a breve. Proviamo a disegnare una scalinata che ci porti via da questo posto. Ed ecco che la scalinata compare magicamente e la possiamo disegnare. Oh, perfetto. Bello, dai, è venuto abbastanza bene. Wish I could find a highway to freedom. Poretto, mi domando cosa sia successo a Daniel. Devono averlo dato probabilmente a una famiglia affidataria. Allora, vediamo cos'altro c'è nella stanza. Una lettera di Cassidy? Vediamo un po' cosa ci ha scritto. Ciao ragazzo di città, scommetto che non ti aspettavi che ti scrivessi. Ho scoperto che eravamo nello stesso ospedale quando sono stata dimessa un mese fa e la polizia ci ha interrogati. Quindi ho deciso di scriverti e spero che tu riceva questa lettera. Vorrei scriverti quello che mi passa per la testa, ma chissà chi la leggerà oltre a te. Vaffan selfie a chi legge! Vaffan selfie è una citazione al primo Life is Strange per chi non la capisse. Spero che tu stia bene dopo quello che è successo. Io non ricordo molto a parte l'esplosione nell'ufficio di Merrill. Mi sono svegliata in ospedale con una contusione, sta guarendo, e quella che i dottori chiamano una lesione polmonare. Fa malissimo. Per fortuna riesco ancora a suonare la chitarra e a cantare, anche se non ne ho molta voglia. Si imparano un sacco di cose mediche quando si è bloccati in un letto d'ospedale, ma questo lo saprai anche tu, mio dolce compadre. Sto ancora studiando español, mi mancano le mie lezioni e il mio insegnante. Probabilmente te l'hanno detto, ma io, Anna e Penny siamo stati rilasciati senza accuse. Gli sbirri erano troppo concentrati a fare un blitz in una piantagione gestita da dei trafficanti per occuparsi di noi panca bestia che lavoravamo la terra. Abbiamo chiesto di te e Daniel, ma non ci hanno detto niente. Ma va?
Senza di te, Finn, la nostra famiglia di vagabondi non è più la stessa. Adesso siamo solo un trio solitario che va su e giù per lo Stato senza una vera meta. Anna e Penny non sono più gli stessi e litighiamo troppo. Non so se rimarremo insieme ancora per molto. Le cose cambiano, no? Magari avrò un nuovo set di canzoni blues per il viaggio. So che presto andrai in tribunale per quello che è successo a Seattle e sono sicura che otterrai la giustizia e la libertà che ti meriti. Tu e Daniel siete due fratelli fantastici e spero che troverete presto la strada di casa. Vorrei tanto poter nuotare di nuovo in nuda insieme a te al chiaro di luna. C'è tutto un mondo da scoprire e magari un giorno ci incontreremo di nuovo. Continuerò a cantare la tua canzone. Peace and love, Cassidy. Oh, ok, l'importante è che lei stia bene, voglio dire. Però siamo di nuovo single. Ah, Dio, il tatuaggio quello brutto più brutto. Ma perché ce lo siamo fatti fare? Infermiere, buongiorno, scusi, mi sto facendo la numero 2 addosso. Vediamo se c'è modo di chiamarlo. Ah sì, c'è il campanello qua in parte. Ecco qua. Mi sento anche solo, sto povero ragazzino. Dategli un libro, dategli qualcosa da fare, poretto. Oh, finalmente è arrivato qualcuno. Scusi, me la sono fatta addosso. Good day, sunshine. Ciao, amore. Hey, Joey. Almeno il mio infermiere è simpatico, dai. Hey, man. Abbiamo già legato, siamo dei bro. Somebody is in a bad mood. Sorry, Joey. Not feeling it today. I don't blame you. But maybe I got something to cheer you up. Pecans and chocolate? Buono! There's that smile. Thanks, Joe. Adesso voglio gli biscotti. Any headaches? Socket pain? No. It's all good. Well, this is your final test before. You know. Il processo! Pa-pa-ra-pa. Da chi mi mandano a forum? Check you out. Check me out, Joey. Yeah. Okay, let's see. You know the drill. Don't blink and just stare at the light. You got this. Perfetto, che sembra che la mia visita medica stia andando tutto bene. To see objects on your left side, you gotta turn your head more. E c'ero arrivato, grazie Capitano Ovvio. Looking good, Sean. Now try to align your pen with mine. I'll try. Oh mio Dio! Come faccio? Se premo tasto destro mantengo fissa la visuale e posso muovere in avanti il braccio di Sean, diciamo più o meno così. Yeah, no, vabbè, ma è difficilissimo. È un gioco bidimensionale, porta pazienza. Porco cane, è stra difficile. No, mi serve un visore, scusi. Paziente dimesso, yay! Perfetto, sono un pirata. No, voglio una benda assolutamente. Chiamatemi Big Boss o Pirlone dei Caraibi. Sure hope you're watching the door like your phone. Come on. No, no, è arrivata la gente dell'FBI. Yes, true. Your job. Ah, è anche simpatica, perfetto. Agente Flores, buongiorno. Do you mind if we talk alone? Mind if I finish with my patient? He looks good for now, right? Just come back when I'm finished with him. La conosco da 30 secondi, signora, e ho già voglia di accoltellarla. Ciao Ciccio, tu sei simpatico e sei una brava persona. Stay cool. Vedi, lui ci tiene. Anche se siamo accusati dell'omicidio dell'agente a Seattle. Voglio dire, effettivamente, chi può averlo ucciso? Come fai a dirgli, no, mio fratello, c'hai i superpoteri, sa come. Ah, tranquillo, allora ti lasciamo andare, nessun problema, eh. How are you feeling today, Mr. Diaz? Ah, adesso me lo domanda. Did you find Daniel? I want to go over this again. What? I've been telling the same fucking story for 3 weeks. How much longer? Until it makes sense. Until you get it right. So, silence isn't gonna help you now. Listen close, Sean. Tomorrow you're going to Jolena Shore and you'll be arraigned in court for the murder of a Seattle police officer. E come l'avrei ucciso, scusi? You might spend the rest of your life in prison. Allora, fino a prova contraria non ho ucciso nessuno, non ci sono prove, non ci sono testimoni, c'è solo un cadavere effettivamente. I didn't kill anyone. The end. So, who did? You do know. It's just, I can't. Was Daniel involved? Is that why you can't talk? No, no way. And you're absolutely sure your dad didn't go after the officer? A sto punto, onestamente, ok che rovineresti la memoria di tuo padre, ma almeno per pararti il chiurlo, voglio dire, dai la colpa a tuo padre. Si sono uccisi a vicenda e tanti saluti. Fatto sta che comunque la gente ha sparato senza che ci fosse nessuna valida motivazione. Yeah, he came outside, then he was killed. I hear you, but you sure you didn't get upset and go after the officer? It happens. Jesus. Signora, c'era anche una macchina sotto sopra, non so se si ricorda. Okay, let's just jump ahead. Tell me what happened in that farm in Humboldt. The place looks like a tornado wiped it out.
I have no clue why the place was trashed. I passed out. Plus three seriously wounded, along with you. And a missing child. Ah, è scappato allora! Matches with each other. The robbery. Whose idea was it? No, assolutamente Finn. Or yours, huh? A noi è andata anche bene perché Finn è effettivamente sopravvissuto, ma in uno dei finali alternativi, effettivamente, il signor Gasfring della piantagione gli sparava una fucilata in pieno petto, uccidendolo sul colpo. Allora, assolutamente un'idea di Finn. Scusate, ma io lo vendo, santo cielo. Did he force you to help? Or did you go along with it? No, no, ma stiamo scherzando, ci ha mentito, io assolutamente non ne sapevo nulla, cioè lo sapevo che aveva un'idea, ma l'ho lasciato stare. I didn't want to help. But he got Daniel. Swear, I didn't think anything like this was gonna happen. Nobody does, Sean. Until it's too late. Yeah. Now I know. And what about Cassidy? She planned all this with Finn? Ma scusi, mi dà le foto come se mi fossi dimenticato i nomi dei miei amici. No, lei assolutamente non era d'accordo, anzi era quella che si era arrabbiata maggiormente. She was against this stupid plan. She had nothing to do with it. By the way, we contacted your grandparents in Beaver Creek. Dimmi che stanno bene. La polizia li avrà interrogati di brutto. Might be a while, but you do have a support group. Oh, meno male, non è nonno. Sorry. So what's going on with Daniel? You really have leads? Yes, we do. That's our job. The bureau put his profile out over four states. No, vabbè, ma è abbastanza ovvio che non ne sapete nulla. Dai, lo state cercando in quattro stati differenti. Potrebbe essere letteralmente dovunque. È diventato bravo a nascondersi il ragazzino. For how long? It's been over two months. How are you gonna find him? We have a lot of people looking for your brother. Trust me. We want to find him too. Sì, per accusarlo di qualcosa. So you can lock him up too, right? Whatever. Anyway, thanks for talking to me. Sean, ragazzo mio, abbiamo praticamente 24 ore per fuggire da sto posto. I have to guard the guard now. Love it. Almeno sto tizio ti mette l'allegria. Sit down so we can get this show going. How did you interview with Scully go? Dana Scully, bellissimo. Great. Detective Flores said I'm free to go. Woohoo. Oh, this shit is all wrong, man. You've been out of the garden for three weeks now. We talk every day. I can see that you're a good person. Anche tu, Joy, sei il mio best friend diventato. Beh, dai, siamo onesti, è una brava persona, tutti commettiamo degli errori. Thanks, Joey. Wanna tell that to the judges? I'm just saying, you don't deserve this. Now let's check this out. Ah, no, non inquadrate, non inquadrate, non inquadrate, ti prego. Healing is coming along nice. Non voglio sapere. Clean for the next week or so. Simple. That's great. Seen the shrink this morning? What did she say? Nothing I want to hear. This will take time and rehab, Sean. You have to process first. Beh, ha ragione effettivamente, I do, but I promise there's a treat coming your way. Now as for your wound, this is the last time you hear this from me. You have to clean it with sterile gauze and saline solution. Ah, devo mettermi i liquidi dentro il coso oculare vuoto, l'orbita. Oh, che schifo. Non inquadrate nulla, vi prego. No, mi sale lo schifume incredibile. Poi vabbè, quando ti mettono la protesi dovresti essere, penso, più o meno a posto. Using the swab and cream. Aiuto, l'infermiere mi sta penetrando l'occhio. Wrap it up with clean dressing. And you're the shit. Ok, ogni giorno devi fare sto lavoro. You gotta do this. Four times a day. Quattro volte al giorno? I won't forget. Difficile che se lo dimentichi, in effetti. Wish I could have done more. Dude, you saved my ass here. You're the only one I trust. It really helped. Cool. I'm glad when I can make a Maledetto cellulare, hai rovinato la tua amicizia. Shit. Emergency. I'm out. Ma guarda un po', Joy ci ha lasciato una biro che potremmo utilizzare come arma per accoltellare la guardia qua fuori e scappare. Vediamo di portarla via, si sa mai che effettivamente ci torni utile in futuro. Non so, dove l'hai nascosta, Sean, che non abbiamo tasche, te la sei messa su per il... Vabbè, ci siamo capiti, allora, vediamo effettivamente cosa c'è all'interno dell'asciugamano. Oddio, ho paura a controllare. Dimmi che non ci sono foto di lui nudo, ti prego, ho già avuto abbastanza traumi nella mia vita. E all'interno... Il mio vecchio album da disegno, santo cielo.
Che bello, così mi potrò ricordare di quanto disegnavo bene prima di diventare un pirata dei Caraibi. No, vabbè, battute a parte, penso che richieda solo un po' di tempo e pazienza e vedi che pian pianino torni a disegnare come un tempo. Wait. What's that? Ci sono delle note che non abbiamo scritto noi nel nostro diario. Ah, sì, in effetti possiamo sfogliarlo. Cioè, a parte che questi disegni sono tipo iperbelli, guarda che spettacolo, fammene leggere qualcuno. Serata a tema tagliati le vene. Abbiamo condiviso i nostri ricordi peggiori e ci siamo tutti sentiti delle merde. Ah, che mondo meraviglioso. Vediamo se c'è qualcos'altro. Heaven Point, vediamo un po'. Sono arrivati dei nuovi ragazzi direttamente dall'Europa. Anders e Ingrid, o Ingrid forse. Sono carini, mi fanno venire voglia di viaggiare per il mondo. Un giorno magari, quando sarò uscito di prigione. Ho parlato molto con Jacob, è un ragazzino. È cresciuto in una specie di comunità religiosa a Heaven Point in Nevada. Qui sembra tranquillo, finalmente è libero. Oh mio Dio, non mi dire che probabilmente... Anche il nostro fratello Daniel si è ricordato della comunità religiosa a Heaven Point. Oh mio Dio, gli avranno fatto il lavaggio del cervello perché... quelli per porca spera in bang. Ok, dovremmo avere tutte le informazioni che ci servivano. Buttati dalla finestra e spicca al volo. Possiamo fare una corda per scendere dalla finestra direttamente con i lenzuoli, fidati. Ok. Time to clear off now. Sì, ma come? Genius. Se siamo fortunati forse la guardia fuori è addormentata. Vediamo un po'. Prova a dare un'occhiata veloce veloce. No, lo vedo lì, vedo i suoi piedi puzzolenti. Forse è addormentato in effetti. Allora, c'è la stanza del personale laggiù. Eh sì, ma dove effettivamente? Stanza in ristrutturazione. Il che vuol dire che probabilmente è aperta verso l'esterno. Ok, allora, vediamo se possiamo chiedergli intanto delle medicine. Ho bisogno di trocche, scusi. Head hurts. I need aspirin. Con che faccia non me lo dice? Ma no, ma come? Ma non gliene frega nessuno di sto povero ragazzino? Ok, allora, effettivamente non abbiamo modo di ingannare la guardia per adesso. Casomai lo accoltello dopo con la biro che abbiamo recuperato. E se uscissimo dalla finestra non siamo poi così in alto, in effetti. E guarda un po', ci sono delle lenzuola. Dai, fatti una corda con le lenzuola, proviamoci. Ah no, non era la mia stessa idea, porco cane. In effetti se la guardia viene a controllare, potremmo sgattaiolare fuori. Anche questa come idea non mi dispiace, vediamo un po'. O fargli credere che siamo usciti dalla finestra. Non si apre! No! Hanno messo il blocco per evitare la fuga. Allora, per adesso vediamo di creare il corpo finto direttamente sul letto. La guardia ci cascherà tantissimo, non mi sembra effettivamente il più intelligente del corpo di polizia. E vuol dire che comunque è notte. In effetti no, non ci crederebbe nessuno. Ma vabbè, dettagli, meglio che nulla. Allora, possiamo dare un'occhiata sotto il letto. Vediamo se qualcuno ci ha lasciato un Kalashnikov o qualcosa. Niente, porco cane, l'unico ospedale in cui fanno le pulizie in maniera perfetta. Allora, abbiamo anche il bagno, effettivamente, in cui non siamo entrati. Buongiorno, c'è il buiume, accendi la luce. Ah, maniglia di sostegno. Possiamo cavarla e darla in testa alla guardia in qualche modo? Yeah. That metal bar isn't going anywhere. No, ci servirebbe probabilmente un cacciavite o qualcosa per rimuoverla dalla parete. Vediamo da quest'altro lato. Forse è meno resistente. Oh, non male. Vai di strattone. Azunde! Perfetto, basta dire Azunde e è riuscito a fare qualunque cosa nella vita. Mi sono fatto la cacca addosso, porti pazienza. Ok, dove l'hai messa, Sean? Ti stai mettendo le cose super... ci siamo capiti. Ma datti una regolata. Perfetto, così facendo dovremo poter aggredire la guardia. Probabilmente ci possiamo nascondere dietro la tenda e appena entra, sbada, bam, una sprangata sulle gengive e fuggiamo liberi e felici. Il problema è che l'agente Flores già sospetta che abbiamo aggredito e ucciso il primo poliziotto a Seattle. Voglio dire, questo confermerebbe effettivamente tutte le sue teorie e noi stiamo cercando di sembrare innocenti. E siamo onesti, l'agente Flores, non appena saremo fuggiti di qua, ci darà tantissimo la caccia. Però vedo che effettivamente possiamo anche utilizzare il campanello. Non mi dire che Joy lavora proprio stasera. Se siamo fortunati, potremmo forse convincerlo a darci una mano. O gli tiro una sprangata anche a lui. Sprangate sulle gengive a chiunque entra in questa stanza, perché di quelli per porca. Ok, si è allontanato dalla porta, perfetto. Ok, ora non ci resta che convincere il mio migliore amico. Ciao, Ciccio Joy. Gotcha. You never stop working, Joey. I'm doing a double night shift. Diane is out with a flu, so lucky me. Yeah, I'm fried. But that sweet, sweet overtime. Sean,
You look stressed. Sto pianificando una fuga, sai com'è? So dove Daniel o mi fa male la testa. Allora, mi sembra una persona di cui ci possiamo fidare, voglio dire. È chiaramente convinto che siamo innocenti. I know where my brother is. What? How? I found a note in the sketchbook you brought me. He's in Nevada. With, a friend of ours. E più o meno. È una setta religiosa. That's awesome. Now that's good news. Nevada sucks, but... Ah, ma no, poretti. Poretti. Joey, I need to get out of here. What? Come on, Sean. You know I can't let you do that. No, tranquillo, una sprangata sulle gengive e si risolve tutto. I don't blame you for being scared. You're leaving tomorrow. But don't fuck around with this. You hear me? Fidati assolutamente. Sono innocente, ho paura o lascio perdere? No, diciamogli che ho paura, magari riusciamo a far leva sulla sua empatia. Joey, I'm so scared. Never felt like this. Like I'll be in jail for life and I'll never see Daniel again. I can't do it, man. I hear you, man. I swear that kills me to see you in that situation, Sean, but I lose my job, go to jail. I have a girlfriend, a rent to pay, a future. No, in effetti è vero, gli rovineremo completamente la carriera. Addio, questa è una bruttissima decisione da prendere. Sorry. I'm sorry, Joey. I was being selfish. I want to help my brother. It's all I can think about. He's 10 years old and out there all alone. He needs his big brother. Okay, stop. Fuck. No, non mi dire che se ci aiuta veramente. Tizio, è una pessima idea, non ci aiutare. No. You serious? Ti roviniamo la vita tantissimo. No. I'm stupid. Find something to hit me with. I already found a grab bar in the bathroom. I was gonna use it to escape. Somehow. You're not gonna hurt me that bad. Ah, ok, no, ma niente sprangate, si fidi. They can't prove I let you get away. Questa scelta è difficile perché se accetto di colpire i Joy, gli faccio del male dopo che mi ha aiutato, ma tecnicamente lo aiuto a corroborare la sua versione dei fatti. Se mi rifiuto sono una prafa persona, ma effettivamente lui non avrà modo di giustificarsi con la polizia. Ah, porco cane Joy, mi dispiace, però me l'ha chiesto lui effettivamente. Joe. Così magari la sua carriera non viene messa a rischio. Thank you so much. Hurry up before I change my mind. Now listen carefully. Just tap me right here. She'll leave a bruise, but that's it. Ok. Hear me, Doc? Sì, fidati. Non ho problemi alla vista. Of course I don't. But it's gotta look real. So go ahead. Aim no. Right where I showed you. No. Do it fast. Now. No, posso farlo. Ouch. Ah. Oh, son of a... Tutto bene, Joey? Oh, shit. Troppo forte? Okay? Damn, Sean. Thought I said tap, not smash. Fuck. Mi dispiace. I'm sorry. Oh, I asked for it, man. Now you better get out of here. Il problema è che se la guardia si fosse ribellata o ci avesse scoperto altro, rischiavamo effettivamente che partisse un colpo d'arma da fuoco o peggio, rimanere feriti. Vai a sapere, magari batteva la testa e moriva male. E come potete vedere possiamo scappare tranquillamente dalla parte dell'ospedale che era in costruzione. Yay! Siamo fuggiti dall'ospedale. Aspetta un secondo, che non ci veda qualcuno. Oh oh, questa è la camera di... Non è Finn, vero? Oh mio Dio, è vivo! Credevo fosse in coma, in effetti. What is he doing here? Secondo te, voglio dire, sveglia o fuggi? No, gli voglio parlare, lo voglio affrontare. Finn, hey, over here. Holy fucking shit. Tutto bene, ciccio? Sean, what the hell are you doing here? I'm trying to bail. I know this doesn't mean shit to you now, but I am sorry. Col senno di poi siamo tutti bravi, ragazzo mio, Dovevi solo evitare di fare il furbacchione e andare dal trafficante di droga e dirgli: ehi ciao, ti posso derubare? Posso essere onesto? Io gli do la colpa. Se lo merita, santo cielo, ha fatto una pirlata, gli avevamo detto 70.000 volte di non farlo e alla fine ha comunque convinto il nostro fratello a seguire il suo stupido piano. Onestamente, troppo facile. It's way too late for that. Too easy. Dovrai vivere col rimorso mentre sarai dietro le sbarre, ragazzo mio. Whatever. It's over.
I don't need any sorry. Ow, that hurts. È quello che ti meriti di sentire, amico mio. I do care about you, Sean. And I'm still sorry. Yeah. It's a sorry fucking world. Cioè, davvero gli ha fatto perdere l'occhio e il fratello, eh. Se non si fosse impicciato, avrebbero preso i loro soldi e sarebbero ripartiti verso la California, come avevano intenzione di fare fin dall'inizio. Ma no, che doveva fare il ladro, porca di quelli per porca. Ok, siamo riusciti a fuggire. Dimmi che l'agente Flores non ci aspetta nel parcheggio. Vabbè, ma che botta di chiurlo incredibile, santo cielo. Ok, non mi dire che ha lasciato le chiavi sopra il paraluce lì, come cavolo si chiama. Ah no, aspetta, è vero. Lui lavorava sempre col padre che riparava le automobili. Mi ero dimenticato. Quindi per lui far partire una macchina coi fili è una stupidaggine. Ora ci colperanno anche di furto d'auto. Abbiamo aggredito un infermiere. Cosa potrebbe mai andare storto? Tanto ormai hanno più hanno meno di prigione, voglio dire. Buono dai, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Il resto vedrò di farveli uscire a stretto giro in modo tale da non farvi attendere troppo. Ok, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se avete già visto il gioco da qualche altra parte, non spoileratelo perché vi blocco tantissimo. Lasciate un bel video nella serie, candidate a crescere e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!